Vanita, vanita, genda, correte, sentite sta fronca, sta me cantando. Bene, Marcello, si sono dette tante cose, tutti sanno che io ho collaborato molte volte con lui, ho avuto l'onore e piacere di fare tre pezzi inediti con lui e appunto questo vi voglio lasciare un inedito, a me non piace parlare molto, ma vi faccio ascoltare una delle tante telefonate che ci facevamo e che il maestro mi consentiva di registrare proprio per tenere viva il suo ricordo, ma anche per tenere vivi i suoi insegnamenti. Parliamo di quando io composi il pezzo Mater Matuta e dopo che ne avevo parlato con lui e mi aveva dato comunque delle indicazioni, poi glielo faccio sentire e vi accorgerete che addirittura il maestro si emoziona e mi riempie di complimenti. Che vi devo dire? Marcello, tra qualche giorno è un anno che non c'è più. Però ha lasciato un grande segno per quello che è la musica popolare, per quello che è la nostra cultura e per quello che è il nostro idioma della lingua napoletana. Ciao ragazzi, buon ascolto. Ciao, viva Marcello, è sempre con noi. Ciao. È la madre dei quattro elementi, la madre matuta, la madre e madre terra, è la madre del creato, Mi fa piacere che ti è piaciuta, veramente. No, Marcello. perché se avessi detto teatro, mamma mia, ha detto, ma sarebbe stata anche una bella definizione, perché è un bel teatro, la madre terra, voglio dire. Non, però il creato è molto bello, Eh sì, è molto perché bello. noi ti ringraziamo per su creato, no? Per tutto quello che ci ha Per dato, per quello la che avevo terra, no? triato, io avevo triato, a me mi andava bene pure lo stesso, perché il teatro, questo teatro che è la madre terra, questa scenografia di madre terra è da millenni, che è un bel teatro, perché noi siamo maschere Sarebbe, sì, sarebbe. apotropaiche, diciamo, e figli e mamma Stavone, di Mater Matute Bello, sono contenti, eh? sono visi apotropaici che da millenni cantano e onorano la grande madre. Sono Bravo. contento, Marcello, mi fa Ti piacere faccio veramente i complimenti, non ti faccio un messaggio perché tengo queste dita di a te. merda Non ti grandi. preoccupare, Marcello, ma quando No, mai? faccio una lettera malata, allora sono È stress, ovvio. capito? Non ti preoccupare, Marcello, ma quando Ti mai? faccio i miei complimenti, veramente. I miei Grazie. complimenti, sei un poeta. E Quelle poi anche chitarre che questo. senti suonate le ho fatte io, sia la solista Ma che guarda la che ritmica. bello, è bello questa stridente chitarra e anche questo lamentazio che fai un poco al finale. Sì, che copio un poco a Gragnaniello. Bravo, me l'hai rubata comunque, è proprio la grania. Sì. Oh, ma ci sta, Mi fa perché piacere, Marcello, che ma bello. ti giuro che ci sta, sei bravo, ma emozionato. Mo, se a voglia sentivo anche sempre Ma sempre sull'elettrice. dove ti ho messo, dove basta che vai sul Non tavolo. una lua che No, che ci devo, mantenere. com'è? Levo la. No, 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 ma nel fa senso assai che. piacere, Marcello. Chi se non regala che mi fai che ti è piaciuta perché devi Mi è vedere. piaciuta ed emozionante. Bello, Guarda, bello, se te lo bello, bello. dico mi viene la pelle d'oca perché è bello. Che bello. Anzi, è una grande canzone, una grande preghiera, voglio dire. Sì, Questo è bello, bravo, ecco, questo. ma quello in effetti quello è voluto essere, ma ti giuro, a me mi ha detto una sera, gli ho detto là, la scrissi di botto, poi dopo nel weekend, che se va a bell'anno, ma te che in tuo studio hai incominciato a registrare la Bravo, pista, nel e tuo poi dopo ho studiolo. voluto montare il video proprio parlando, proprio facendo, mostrando loro, capito? Cioè non ho No, voluto essere io ma presente. hai fatto una bella cosa, perché anche il video che si vede molto a natura, quel ponte Bravo, famoso che tu mi che ti ho detto, dici, visto com'è bello, ma c'è, è bellissimo, mamma pure mia, la mamma scena di mia. scrittura però. Comunque c'è. Per essere come dire, un cantatore, se mi definisco, del volturno di questo millennio, c'è un grande poeta, ti dico la Grazie. verità,
Grazie, dico la verità, è emozionante perché io non ho mai sentito chi cantasse per madre battute, per le madri Grazie. battute. Allora, allora. L'hai fatto con grande devozione, con grande cosa. E poi questa chitarra bella, queste suonate, diciamo, della tua chitarra, questa melodia è molto Sì. bella, è molto bella. Ci Sono azzecchi contento. tutte cose, guarda. Bello, bello, sono contento, Marcè, grazie. Ritieniti veramente soddisfatto perché io, per quello che vale la mia parola, io No, sono no, aspita, per contento. quello che mi stai scherzando, Marcello, non lo direi proprio. Cioè, per quello che dici tu, Marcello Colasurdo, per me un complimento più bel basta. Ho fatto, è bellissimo, è un regalo che mi hai fatto, perché sto Oh, pezzo sei io ci ho sempre bravissimo, tenuto. sei bravissimo, sei Detto bravissimo. da te, mi era una laurea accademica. Non ti nascondo che sono emozionato pure No, perché ma poi quando, ma quando sei bello, ma cioè, tu sei un grande. bello, vai, sentite queste parole belle, azzeccate. Marcè, ma tu scherzi, no, tu non diamo, tu Tu lo sei un sai, figlio tu della sei. madre terra, ti devi, no, devi essere orgoglioso perché io anche se te lo dico con emozione, devi essere orgoglioso Bella, delle tue grazie, radici, Marcè. Sì. e quello che porti avanti perché tu sei veramente un antropologo nel senso che, ma devoto però, della tua madre terra, del tuo caro contorno e della tua zona. E questa cosa delle mater matutes mette proprio la ciliegina sulla torta, che è completata proprio geograficamente e antropologicamente la storia di quel posto, capito? La storia Sì, di... ma mi Ma tu stai rivalutando una terra sacra, una terra che anche noi da queste parti, tra la Serra e Montaun, Norcim, troviamo degli antichi, ci troviamo, no? Degli antichi Pulcinella come il nostro Pulcinella dell'antica Acheri, dell'antica Cerra, no? Sì. Che è proprio Puccio la maschera Maccusiana, no? Sì, Che Marcus. si ricorda 3000 e avanti Cristo pure, voglio dire, perché Bacchus è dionisiaco, e Sì, quello Dionisio è c'era stato Marcus partorito, Papus. e Dionisio è stato partorito da Zeus, praticamente all'avere tutte cose. E si trovavano anche nell'Ercolanum antica queste maschere piramidali del Pulcinella nostro di campagna, capito? È Sì, come aver trovato le mater matute, erano statuette che rappresentavano proprio il Maccusiano, la maschera di Marcus. La tua è 800 avanti Cristo, 900 avanti Cristo, questa qua della Madre Terra, delle Mater Matute, che è segno di fertilità, di amore, di è la Madre Terra che si ricompone. A Madre Terra, le Mater Matute non sono altro che la rappresentazione della ricreazione Sì. e la Madre Terra che si partorisce sempre, sempre feconde, capite? Sì. E ecco le Mater Matute che erano simbolo di fertilità, simbolo di amore di creanza, di creato, ecco, come hai detto giustamente, del giusto creato. Si metteva a cavalluna, si metteva alla turca e partorevole, capite? E questa è Madre Terra, ecco perché noi abbiamo molto in comune con le divinità precristiane, tipo le Mater Matutes. Questi sono dei simboli, dei sim, dei segni apotropaici della storia millenaria che tiene la Campania, capito? E non si può dire, questo deve essere patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO. E tu questo patrimonio
veramente lo rendi piacevole, lo rendi visibile, antropologicamente parlando lo rendi reale, perché non voglio un mattino che canta madre matusa, non si trova, ma non che cantava mamma schiavona, voglio dire, questo è bello, ti deve fare onore e piacere per questa cosa. Grazie, grazie, Hai Marcello. capito? Sì. Perché è sulla se proprio no, non esce, sta indosso malato, in da madre terra, capite? Noi siamo i figli suoi, siamo i figli, quando io vado a Montevergine e parlo della festa della fecondazione avvenuta in loro, no? È la stessa madre matuta che tu interpreti, è la stessa madre terra che noi interpretiamo. È la fecondazione avvenuta che si fa di candelora, capito? Sì. Perché è sempre, sempre fertile, è sempre prene. Mamma terra è sempre prene, ma tu sei sciura da tutte le stagioni, voglio dire, capite Sì. che significato profondo tiene questa benedetta madre matuta. Vabbè, sono E tu contento. rendi onore a questa cosa, musicalmente, poeticamente, emozionante, bravo, complimenti, 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 Grazie, d'accordo, Marcè, grazie. ma di che, ma tu meriti, Ma fa guarda, proprio assai piacere perché avere, ecco, l'apprezzamento tuo per me è un encomio troppo bello, importante, importante. Chi meglio di te io può capire? sono onoratissimo di farti questa critica positivissima di queste di Bello. Madre Terra, perché quella tu l'hai incarnata proprio bene Bello. nel tuo canto, nella tua poesia, nella tua preghiera, capito? È molto bello, molto bello. Grazie. Anzi, che sarebbe sta cosa e si fosse chiedere il permesso di metterla proprio scritta, ma da te stesso. E Sì. esposta lì al Museo delle Madri Matute, capito? Guarda, Certo. io lo farei proprio come lo farei proprio come da Giarice, come uomo al di là, tra virgolette, se fosse un uomo delle istituzioni locali che tenesse nobiezze maniste, io lo esporrei Certo. proprio nelle case matrone, nella casa matrone delle madri matute. Ma penso. Allora, come ti posso dire, nel mio piccolo io honoris causa, no? Dice, ti nomino veramente cantore della tradizione e delle madri matutes, delle nostre madri, ecco, come dice il mio amico che mi ha fatto quella bella critica. Su che la tengo conservata qua, che dica la mia voce, il mio canto, non vi preoccupate che Marcello ritornerà come una volta, Lo dice pure. praticamente ha fatto una. Quello, allora io la tengo conservata e tu sei uno di quelli, giustamente, che canta le madri matute quando fa questo canto, questa poesia. Non puoi immaginare che non puoi. Immaginare che gioia hai fatto a me e Bello. sicuramente alla cultura della Campania, d'Italia, la cultura italiana, ma specialmente quella della Campania Felice, che noi siamo circondati da testimonianze. Tu sei molto apotropaico, perché tu sei un volto millenario che canta una cosa a Mater Matuta, alle Mater Matutes di 2000-3000 anni fa e la canti oggi, in questo millennio. Vedi come la tradizione e la Madre Terra si collega, perché tu sei la conseguenza di questo creato, capito? Certo, Che certo, certo. Mater Matute ci ha dato, Che questo. bello. Trovate ne contente, perché per quello che posso dire io è honoris causa, per me sì è Grazie. honoris causa, capito? Non elemo.
bene. Pace fate sta bella canta. E improvvisa mangor e non ci fermamo mai.